Una mano al Cagliari gliel'ha data la Lazio, la squadra più in forma di questo finale di campionato. I biancoazzurri, di fronte a un pubblico che ha fatto registrare l'incasso record di oltre 120 milioni, hanno battuto la Juventus per 2-0, una Juve però priva di Haller e del Sol. Le due squadre si sono date battaglia sin dal fischio d'avvio e a un tiro di Mazzola deviato in angolo da Tancredi ha fatto subito dopo riscontro un ottimo intervento di Di Vincenzo. Ecco il portiere laziale sventare sul fondo un'insidiosa incursione di Favalli. La Juventus ha prodotto il massimo sforzo nei primi minuti di gioco, ma dopo questa azione conclusa da Leoncini sull'esterno della rete, la Lazio si è meglio assestata in difesa e a centrocampo. Nella retroguardia una prova maiuscola l'ha fornita Papadopoulo, che giocando d'anticipo ha neutralizzato Anastasi, mentre nella fascia centrale la classe di Governato e la gran mole di lavoro svolta da Fortunato, questo un suo cross non sfruttato da Ghio, hanno consentito alla squadra di Lorenzo di assumere decisamente l'iniziativa. Oltre a controllare Vieri, Governato si è spesso spinto in avanti andando vicino al gol come in questa circostanza. Il suo tiro si perde di poco sul fondo. L'attento controllo al quale è stato sottoposto Chinaglia da parte di Morini ha fruttato numerose punizioni dal limite che hanno creato qualche pericolo per Tancredi, che qui ferma in due tempi un tiro di Fortunato. Con un ottimo spunto di Mazzola che manda il pallone a lambire la traversa, termina il primo tempo. Il pubblico sin qui non appare soddisfatto, ma la ripresa risulterà ancora più interessante. La prima emozione la offre Leonardi con un tiro che termina a fil di palo. Ma è la Lazio al settimo che riesce a passare. Marchesi serve Fortunato, questi si libera dell'avversario e rimette di precisione sul centro dove Ghio, di testa, riesce a battere imparabilmente Tancredi. I numerosi tifosi sardi, accorsi all'Olimpico, esultano di gioia. La Juventus reagisce con eccessiva decisione e nel giro di pochi secondi Ghio, Mazzola e Massa finiscono a terra. Per il fallo commesso su quest'ultimo, l'arbitro Picasso decide di espellere dal campo Favalli. È un grave handicap per una squadra costretta a recuperare un gol. La Lazio approfitta del vantaggio numerico e al 28esimo raddoppia. Chinaglia riesce a eludere l'attenta marcatura di Morini e viene messo a terra. Il rigore non si discute e l'arbitro lo decreta. È lo stesso Chinaglia a trasformarlo con un tiro alla sinistra di Tancredi. Per la Juventus è la fine di ogni speranza. Per il Cagliari è la conquista dello scudetto. Per la Lazio è una grossa soddisfazione. Dopo Milan, Fiorentina e Inter, anche la Juventus è caduta all'Olimpico. Ma c'è ancora chi, come Anastasi, vuole ottenere un successo personale e potrebbe conseguirlo se Di Vincenzo non si producesse in un'eccellente deviazione in angolo. Morrone, che nel finale ha preso il posto di Mazzola, dà nuovo vigore alla manovra offensiva laziale e proprio allo scadere, su calcio di punizione, mette tra i piedi di Massa il pallone del terzo gol. Massa non riesce ad agganciare la sfera e l'incontro termina con la Lazio vittoriosa per 2-0.